Ciao amici di Prepper.it, pronti a tutto? Quello di oggi sarà un video su un argomento molto delicato. Molti di voi sicuramente avranno sentito parlare dei chip da impianto, quelli elettronici. Siamo riusciti a recuperarne uno e nel video di oggi ve lo facciamo vedere e vi spieghiamo come funziona. Non è raro trovare su internet informazioni di vario titolo che parlano di questi chip che dovrebbero essere impiantati sotto pelle e che potrebbero avere la possibilità di tracciare un individuo, identificarlo, dare la sua posizione o altre risorse o altre informazioni di questo genere, quindi uno strumento di controllo altamente invasivo. Come sapete, noi non vogliamo assolutamente darvi informazioni false o incomplete o fornirvi soltanto delle suggestioni senza poi basarle su dei fatti. Quindi quello che siamo riusciti a fare con notevole difficoltà e anche con una notevole dose di ricerca è quello di riuscire a trovare uno di questi chip, capirne il funzionamento e portarvi le informazioni nel video di oggi. Comincio con il mostrarvi direttamente il chip, spero che la macchina riesca a inquadrarlo, eccolo qua. Questo è esattamente un chip identificativo di quelli da installare sotto pelle. Per darvi un'idea delle dimensioni, qua di fianco c'è la moneta di un centesimo, è poco più piccolo del diametro della moneta da un centesimo e lo spessore è praticamente lo stesso della moneta da un centesimo, grosso modo l'idea è questa qua. Sembra praticamente un chicco di riso, al tatto sembra plastica, in realtà è un vetro molto particolare che ha la possibilità di rimanere all'interno dei tessuti senza rilasciare altro materiale. Ma che cos'è, come funziona e come è fatto? L'oggetto che vi ho mostrato è un reale chip per identificazione di animali da compagnia, quindi in particolare cani e gatti. Viene fornito da una ditta che li produce e che li commercializza, che si chiama Bio4Life. E la tecnologia su cui si basa è quella del RFID, okay? Radio Frequency Identification. L'RFID noi in realtà ce l'abbiamo un po' dappertutto, praticamente tutti i giorni. Basta pensare ad esempio alle diverse tessere che abbiamo che ci permettono di strisciarle su un lettore e di avere l'accesso alla metropolitana, alla palestra, mezzi pubblici o al posto di lavoro. Ed è la stessa tecnologia che c'è ad esempio anche nelle banali chiavette della macchinetta del caffè. Le spiegazioni saranno tutte quante molto molto blande, non scenderò nei dettagli per non annoiarvi, non me ne vogliono i puristi e i tecnici che ne sanno sicuramente più di me, ma è giusto per dare un'idea generale. C'è una spirale di metallo che è collegata a un secondo elemento che è il chip stesso. La spirale di metallo, vedremo poi come, serve ad alimentare, quindi dare energia al chip, che quando viene alimentato tramite il terzo elemento che è un'antenna emette le informazioni che contiene. Quindi spirale d'alimentazione, chip, antenna. A cosa serve la spirale? La spirale serve a produrre energia. Quando viene attraversata da un campo magnetico variabile, produce corrente che viene messa nel chip. Il chip si sveglia quando riceve la corrente. L'unica cosa che fa è comincia a buttare fuori una sua informazione. L'informazione viene emanata all'esterno tramite l'antenna. Come avete visto, non c'è una batteria. Non c'è quindi un'alimentazione specifica interna del chip stesso che permette al chip di stare sveglio 24 ore su 24. Cosa succede quindi? Che innanzitutto il chip non parla da solo a meno che non venga interrogato da un dispositivo esterno, che appunto per interrogarlo deve essere molto vicino, emanargli un campo magnetico variabile che varia a una certa frequenza, in maniera da eccitare la spirale, alimentare il chip e farlo parlare. Questo è molto abbastanza facile da intuire. Se io ho a disposizione un motore elettrico molto grande con una spirale molto grande, quindi una dinamo molto grande, riuscirò a produrre
molto probabilmente molta più energia di quella che riesco a sviluppare con la dinamo, ad esempio, di una di quelle pile a dinamo. Questo cosa vuol dire? Che la mia spirale nel mio chicco di riso sarà piccolissima, la quantità di energia che riuscirà a creare dalla variazione del campo magnetico sarà molto piccola, infatti il chip è a bassissimo consumo. La forza con cui emette informazioni, con cui comunica questo chip, dipende ovviamente dall'alimentazione che ha. Se io ho, come nel nostro caso del nostro dispositivo, pochissima energia in entrata, avrò una trasmissione che è praticamente un sussurro. Ed è per questo che, per esempio, tutte le nostre tesse devono, le tessere, quando le passiamo, devono essere attaccate a un centimetro o anche meno, rispetto al lettore, in maniera tale da consentire questo tipo di comunicazione. Quando parliamo di questi chip non stiamo parlando di chip che abbiano la possibilità né di tracciarci, né di dire dove siamo, né di dire vita, morte, miracoli su di noi. Questi chip hanno semplicemente la possibilità di parlare al loro lettore, se, quando sono attaccati al loro lettore, e di dire soltanto una cosa, ovvero una lunga serie di numeri e cifre che sono un identificativo univoco che identifica il chip di per sé. Quindi tutte le persone che pensano che questi chip abbiano la capacità tramite segnali GPS di sapere dove si trova, sbagliano, stanno dicendo una bufala colossale. Questo perché il tipo di segnale radio che viene inviato dal segnale GPS ha una lunghezza d'onda di un certo tipo che per essere ricevuta ha bisogno di una dimensione minima di antenna che è estremamente più grande di quella che abbiamo a disposizione nel nostro chicco di riso. Soprattutto l'altra cosa è quell'oggettino lì non avrà mai la capacità, mai la forza soprattutto di emanare le proprie informazioni e di farle raggiungere a qualsiasi oggetto in grado, qualsiasi ricevitore o oggetto in grado di ricevere le sue segnalazioni che non sia ad un centimetro di distanza o anche meno. Vorrei, diciamo così, togliere un po' di dicerie complottiste intorno a dispositivi di questo genere, soprattutto quelle che dicono che saranno utilizzati contro i rapimenti o cose di questo genere. Un oggetto del genere non ha assolutamente nessuna possibilità di funzionare a quello scopo. Oltretutto, un'altra cosa è che tutti noi abbiamo, chi più chi meno, soventemente, dei problemi con il cellulare che non riesce a chiamare, non riesce a parlare. Se un cellulare con una batteria di quel tipo, con una tecnologia di quel tipo, con antenne di dimensioni diverse e soprattutto supportato da una miriade di antenne riceventi di celle intorno per tutte le città di tutto il mondo, ha delle difficoltà, siamo in metropolitana, siamo in ambienti chiusi e via dicendo, figuratevi le capacità di un oggetto di questo genere, impensabile. Attenzione a tutte quante queste serie di fantasie. La prima cosa per cui si può capire che appunto tutte queste ipotesi di complotto sono assolutamente infondate non è perché non sia possibile, non è perché non si pensi che non ci sia una volontà dietro di questo genere, ma perché dal punto di vista della fisica le teorie che sono ipotizzate in questo caso sono assolutamente non proponibili e assolutamente non realizzabili. Anche perché fosse anche vero, e se qualcuno, diciamo, non vuole far leggere il proprio chip, si fa la stessa identica cosa che fanno alcuni diplomatici con i loro passaporti. Basta metterli all'interno di una custodia in metallo e non si riesce più a leggerli con tanta facilità. Quindi il nostro chip sottopelle, come viene fatto vedere anche in un film della serie di Jason Bourne, basta dargli un paio di giri di carta stagnola o altra parte metallica per completamente oscurare il segnale e fare in maniera che il chip rimanga completamente, sostanzialmente silenzioso. Detto questo, vorrei farvi riflettere su un'altra cosa, ovvero che non c'è bisogno di andare a scomodare fantasie così esagerate o punti di vista così strampalati per ipotizzare una società basata sul controllo, anche perché è abbastanza risibile un atteggiamento di questo tipo quando in realtà
tecnologia di questo tipo già esiste, già ce l'abbiamo tutti, ce l'abbiamo tutti addosso, ce l'abbiamo tutti addosso volontariamente. Quindi se pensate a strumenti che hanno la possibilità eventualmente, perché non è detto che sia così, ma che hanno semplicemente tecnicamente la possibilità di farlo, quindi di sapere in ogni momento dove voi siete, dove siete, come vi state spostando, con chi state parlando, e di dare dei dati precisi sulla vostra persona, ce li avete già in tasca.